Domando però a Maurizio Landini questo, e cioè se lui ritiene che questa sia, questa in particolare della Sea-Watch, degli sbarchi, dei migranti, eccetera, una battaglia di minoranza, che poi si può combattere o meno, ma se è una battaglia di minoranza. Stamattina sono andato al bar, come immagino molti di voi, a proposito del parlare fuori dalle nostre mura, no? E devo dire, per quanto empirico possa essere una mattinata passata, un pezzo di mattinata passata al bar, tutti dicevano quella comandante viola le regole dello Stato italiano. Quindi diciamo, un messaggio è passato. Quindi la prima domanda è sulla Sea-Watch, sulla scelta che avete preso di campo e se tu ritieni che comunque quella sia attualmente in Italia una battaglia di minoranza. Quando quella signora di colore è salita sull'autobus e si è seduta dove non potevano sedersi quelli di colore, ma solo quelli bianchi, ha fatto una cosa giusta o ha fatto una cosa sbagliata? Ha contestato una cosa che non stava in piedi oppure no? Allora, io penso che ci sono, anche perché la cosa che trovo singolare, a me ha colpito quello che ha detto il sindaco di Lampedusa, che non mi pare neanche che rappresenti oggi la sinistra, no? Però mi è stata molto efficace a proposito di bar. Lui ha detto adesso si blocca l'ONG e quegli altri 1.000 che invece sono arrivati con barche normali, piccole, che stanno arrivando e nessuno dice niente, perché si fa finta che non esistano? E l'altra cosa da affrontare, secondo me, è questa di petto andando al bar. Bisogna smontare le balle che ci stanno raccontando. Perché ci stanno raccontando che noi saremmo invasi, no? Invasi da chi? Perché se andiamo a vedere i numeri, poi io capisco che dietro c'è una paura, dietro c'è un disagio, dietro c'è il fatto che la gente sta male, quindi. E hai evocato e hai descritto un paese che fa fatica a stare insieme, no? Sotto tanti aspetti e parametri, però adesso c'è, a volte sembra molto vicina, a volte meno, la questione dell'autonomia immanente, diciamo. Qui si è votato un referendum, certo non siamo in Veneto, però anche qui il referendum è passato a larga maggioranza, era una Lega un po' diversa, c'era ancora Maroni, presidente della Lombardia, eccetera, però l'autonomia è qui, è qui. E la resistenza all'autonomia, se pensiamo ancora a quel gioco delle parti a cui facevamo riferimento prima, la sta facendo il Movimento 5 Stelle che porta avanti le ragioni, diciamo, del Sud Italia e delle eventuali differenze ulteriori che questa autonomia introdurrebbe su un tessuto nazionale già così sfibrato, già così in difficoltà. Ora, voi siete stati a Reggio Calabria, lo dicevi anche tu prima, pochi giorni fa. Voi avete una posizione chiara sull'autonomia, e però voi avete anche un sacco di scritti qui, che invece probabilmente, almeno una parte di questi, immagino non siano così spaventati dall'eventualità. Ti chiedo, pensi che chi non è spaventato non veda tutte le conseguenze di ciò che viene prospettato? Per esempio, che queste differenze a cui tu facevi riferimento possano allargare ancora di più il divario? Pensi addirittura che questa autonomia scassi alcune questioni fondamentali, penso alla sanità, penso alla scuola, eccetera? Oppure no? Ma io penso innanzitutto ad oggi, se c'è uno che conosce i testi che dovrebbero regolare questa famosa autonomia differenziata, presentatemelo. Perché io non sono ancora stato capace di vederne uno. Stanno dicendo che dovrebbero fare l'accordo, che dovrebbero discutere, non si capisce ancora a che punto sono. E ci sono posizioni diverse, non solo dentro a Lega e 5 Stelle, ma anche tra i presidenti delle regioni, anche tra le varie regioni. Dopodiché il punto che io vedo è questo. Qui non è in discussione l'autonomia, perché l'autonomia è prevista dalla nostra Costituzione. Quindi il concetto non è quello che ci deve essere in un sistema nazionale, regionale, anche dei livelli di autonomia. Il punto è che qui si sta spacciando l'autonomia per un'altra cosa. E cioè si sta spacciando l'autonomia per dividere ancora di più e spaccare il paese. E voglio essere chiaro, il paese è già spaccato. Cioè, io non dico attenzione all'autonomia perché divide il paese che è unito.
perché il paese non è mai stato tanto diviso come adesso. Cioè non è un caso che quelli della Calabria o della Sicilia, se si vogliono curare, debbano venire in Lombardia, in Emilia Romagna, in Veneto. Se vai a vedere i dati, scopri che sono centinaia di milioni che le strutture del sud pagano alla sanità del nord, perché altrimenti là non ce l'hanno. Quindi già adesso c'è una diversità. Se guardi le scuole, già adesso non è uguale. Pensa alle università, ai fondi che prendono e tutto il resto. Se pensi alle questioni del lavoro, già adesso hai zone dove c'è il 40% di disoccupazione giovanile e zone dove ce n'è il 10%, non so se è chiaro. Quindi il paese è già diviso adesso. Io faccio due obiezioni di fondo alla logica della divisione. Una è questa. Ve lo dicevo prima, oggi stanno discutendo ad Osaka il G20. Guardate che lì faranno finta di discutere in 20, ma i due che quando hanno un colloquio tra di loro possono decidere tante cose è la Cina e gli Stati Uniti. E se ci pensate, io la cosa folle che trovo anche nel ragionamento è questa. Il mondo, e siamo in una fase in cui c'è un riequilibrio anche geografico dei ruoli nel mondo, no? Oggi l'economia, qualsiasi cosa, senza la Cina non fai nulla. Non era così qualche anno fa. E se ci pensate, provate a pensare, voi 20 o 30 anni fa avreste pensato che la Cina è quella che difende la globalizzazione e gli Stati Uniti sono quelli che vogliono mettere i dazi? Ci avreste pensato? E se ci pensate da un certo punto di vista, noi siamo di fronte al fatto che tu hai a che fare con potenze di questa natura. La Cina, stiamo parlando di 1,5 miliardi di persone, stiamo parlando di un capitalismo di Stato. Gli Stati Uniti, sappiamo, vogliono difendere il loro primato e sono in difficoltà, ma stiamo parlando di un governo, anche Trump, che sta intervenendo direttamente nell'economia. Stiamo parlando dell'Asia, se parli dell'Asia, degli altri pezzi del Giappone, ma anche del tutto il pezzo dell'Asia. L'Asia oggi investe di più in innovazione, ricerca e cultura di tutta l'Europa, non dell'Italia, di tutta l'Europa.